Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, il Presidente del Consiglio Comunale ha sinteticamente definito un grande successo l'evento dei mondiali, io condivido con lui il giudizio ma vorrei con la vostra consapevole autorizzazione tentare di utilizzare questa occasione non soltanto per raccontare come sono andate le cose, che poi è sotto gli occhi di tutti, ma cercare di fare un passo in avanti per capire come gestire i prossimi mesi in città e, più correttamente, capire se questo evento può darci degli stimoli per il futuro di una visione di Firenze dei prossimi anni, di una visione di una città smart, di una città innovativa, di una città che profumi di futuro e non sia soltanto un museo a cielo aperto. È però d'obbligo un grazie agli organizzatori, naturalmente agli organizzatori, alla Unione Ciclistica Internazionale, alla Federazione Italiana, a chi a Melbourne nel settembre del 2010 ci diede fiducia e a chi ha lavorato, direi giorno e notte, perché questo evento funzionasse e fosse il successo che il Presidente prima ricordava. In primis le donne e gli uomini del Comune di Firenze, dell'amministrazione comunale di Firenze, ho chiesto al direttore generale Antonella Manzione e a tutti i suoi collaboratori, al vice direttore Parenti, a tutti i vari settori che si sono impegnati nella gestione della quotidianità di estendere il grazie uno per uno alle lavoratrici e ai lavoratori, alle lavoratrici e ai lavoratori della mobilità. Ci sono stati degli accorgimenti sul percorso. Ingegner Tartaglia, Tartincle per gli amici, ha individuato assieme ai suoi collaboratori le soluzioni migliori, così che anche la complicata gestione di un percorso che è entrato, come sapete, per 8 giorni dentro la città, ha potuto svolgersi senza i danni paventati. Poi naturalmente verrò al punto vero, cioè all'utilizzo da parte dei fiorentini di una consapevole gestione della mobilità, però grazie alla mobilità, grazie alla protezione civile del Comune di Firenze, che si è dimostrata all'altezza una volta di più della sfida, aspettiamo soltanto la nevicata e prima o poi dobbiamo far pari con quello che è accaduto qualche anno fa, quindi siamo lì a fare il tifo. Grazie particolarmente sentito alla Polizia Municipale, voi sapete che il tema della Polizia Municipale è stato uno dei più delicati, continua ad esserlo e lo sarà nel corso delle prossime settimane, anche in virtù dell'acceso scontro sindacale che è derivato dalla nota vicenda dell'indagine del MEF che non ha riguardato naturalmente soltanto la Polizia Municipale, ma in particolar modo la Polizia Municipale. Dico soltanto alle donne e agli uomini della Polizia Municipale che quando i fiorentini sono contenti di vedere un vigile per la strada, un agente di Polizia Municipale per la strada, questo è il segno di un rapporto che abbiamo iniziato a ricostruire con questa vicenda. Cioè, con i mondiali abbiamo iniziato a ricostruire un rapporto molto forte tra il corpo della Polizia Municipale e la città. Io perlomeno sono convinto che questo è un elemento che nelle prossime settimane, anche alla luce del processo di riorganizzazione che avrà con le nuove sedi un deciso sviluppo e, come è noto, porterà ad avere sempre di più personale di Polizia Municipale a disposizione del cittadino sulla strada, a contatto immediato con le persone, sarà un elemento di grande significato e di grande impatto. Non vorrei dimenticare qualcuno, vorrei dire l'ufficio sport che ha gestito in particolar modo i rapporti con gli organizzatori, i servizi tecnici, tutti i vari interventi che sono stati fatti sulle strutture sportive e non soltanto sulle strutture sportive, ma sono stati davvero numerosi e significativi, ne abbiamo inaugurati alcuni, che hanno riguardato non soltanto il ciclismo, perché quando rimetti a posto il palazzetto dell'Africo di basket fai un servizio che va oltre ovviamente il ciclismo, anzi nel caso di specie vai sulla pallacanestro, anzi approfittiamo per fare in bocca al lupo alla Pallacanestro Firenze che il 6 ottobre debutta a Firenze contro Matera, se non vado errato, quindi domenica prossima giocherà la prima partita, siamo stati a trovarla con alcuni consiglieri Perguidi, con il vice sindaco e assessore allo sport Saccardi. Lo sviluppo economico per tutto ciò che è significato lo spostamento del mercato delle cure e non soltanto del mercato delle cure,
Oggi Benedetto Ferrara scriveva su Repubblica Firenze come era divertente vedere, al di là di alcune delle scuole, delle fidanzatine del 75 che riguarda Benedetto Ferrara, come era divertente vedere passare il mondiale anche dai luoghi della quotidianità, dalle cascine, dai luoghi dei mercati, dai luoghi della vita di tutti i giorni. Lo sviluppo economico, ho detto, i servizi tecnici, i sistemi informativi che tra l'altro sono riusciti anche a far funzionare un meccanismo dell'assemblea dei 100 luoghi che è in corso, ancorché in modo virtuale, poi tutto il grande mondo del call center, dello 055-055 con linea comune, ma anche le donne e gli uomini che hanno risposto al telefono allo 055-7890, trovando i fiorentini molto disponibili anche a farsi, come dire, scombussolare un po' la vita per una settimana. La SAS, la Silfi, l'ATAF, ho detto di linea comune, di gesta, di quadrifoglio, gli angeli del bello, che non sono propriamente del comune di Firenze, ma sono una realtà che è nata sul nostro impulso e stimolo, e soprattutto tutto il grandissimo mondo del volontariato, oltre 2000 volontari, e dell'associazionismo per la protezione civile. Naturalmente a questo aggiungo un grazie sentito alla Regione, alla provincia, alla protezione civile della provincia in particolar modo, coordinata dal meraviglioso Paolo Masetti, alle forze dell'ordine e a tutti gli altri comuni che hanno creduto in questa scommessa. Spero di non aver dimenticato nessuno, qualora lo avessi fatto chiedo scusa, ma chiedo anche alla Saccardi di segnarmelo, visto che poi voglio dire l'ASL, perfetto, e il 118, segnami se ti viene in mente qualcun altro. Fatemi invece dire adesso che cosa significa secondo me questo. Il grazie non è formale, è un grazie sincero, ma il primo grazie dobbiamo dirlo a Firenze, perché io credo fortemente che questo Consiglio Comunale debba discutere, riflettere e, in vista delle prossime elezioni, comunque vadano, di anche in qualche modo interpellare la città sul fatto che quando Firenze viene stimolata risponde molto bene. Quando Firenze viene coinvolta in un evento che era il più grande evento sportivo mai organizzato dalla nostra città, che aveva molti limiti e che ha creato dei problemi, perché non ci prendiamo in giro. Ci sono state alcune realtà commerciali che hanno sofferto molto, penso nella zona delle cure soprattutto, che non dirselo è raccontarsi una barzelletta, ci sono stati questi problemi, però ciò nonostante, quando Firenze viene coinvolta in un progetto grande, Firenze risponde con tanto entusiasmo. E allora io credo che la vera questione sia riflettere qui ed oggi su come noi immaginiamo questa città. Per una volta, mi verrebbe voglia di dire, io non ho cercato molto la visibilità, ma la vivibilità. La caccia alla visibilità l'hanno fatta altri. Io non sono mai andato neanche nel villaggio, nel villaggio sportivo, per un motivo molto semplice, non perché non ami il ciclismo, anzi adesso ve lo posso confessare, io sono un patito dei mondiali di ciclismo. Dal 1982, quando Beppe Saronni con la fucilata di Goodwood andò a vincere una maglia iridata che nessuno immaginava di poter portare a casa in quel momento lì, sono innamorato del ciclismo per la vittoria che nel 1986 fece Moreno Argentin, nell'88 Maurizio Fondiest, argentino in America. Fondiest vinse perché quei primi due si buttarono in terra reciprocamente e lui, che correva per il bronzo, andò a vincersi la medaglia d'oro. La doppietta di Bugno 91-92, se volete vi vado avanti, arrivando alle vittorie più recenti che hanno visto alcuni dei nostri ottenere dei risultati straordinari. Penso ad esempio a Cipollini, penso alle vittorie più recenti di Bettini Ballan, ma penso anche alle vittorie non degli italiani. Quindi io sono un fissato con i mondiali di ciclismo. Fiorentino Meglio dirà, si era capito. No, non ho voluto però cercare minimamente una visibilità personale sull'evento, non c'è un'intervista mia ai giornali nazionali, perché ho pensato che il vero motivo per cui insieme a Dario Nardella scegliemmo di buttare tutto noi stessi su quella partecipazione, sapendo i rischi che correvamo e che infatti abbiamo corso, era perché noi pensiamo che Firenze abbia il dovere di riflettere sul modello di mobilità che immagina di creare, sul modello di attrazione e di presenza sui grandi scenari internazionali e anche su un fatto valoriale, cioè su che tipo di valori Firenze esprima. E per questo motivo ho messo la faccia sull'evento soltanto della parte che riguardava più le difficoltà, i problemi, gli avvisi ai cittadini, la parte su cui si rischiavano più gli insulti, ed è stato anche molto divertente vedere come è cambiato il tono delle email dai primi giorni agli ultimi.
È stato quindi un risultato, dicevo che Nardella è andato a prendere questi mondiali in Australia. Per fare la par condicio, visto che almeno facciamo contenti i giornali, Gianni è un sostenitore da una vita dei grandi eventi. La Saccardi l'ha gestito, quindi si è fatto, sono presi tutte e tre, così Vanni di Repubblica sta tranquillo e può scrivere domani che tutti i potenziali competitors sono stati coinvolti. Poi tanti sì, no, voglio rifarlo io, ma questa è un'altra storia, forse non gli si dice allora. Il punto centrale qual è? Il punto centrale è che questo evento voleva e doveva essere una provocazione. Che cosa abbiamo fatto? Parte valoriale. Questa è la città di Gino Bartali. Ci fate dire grazie al Yad Vashem e più in generale al popolo di Israele che ha scelto di rendere omaggio a Gino Bartali giusto tra le nazioni proprio in questa settimana. Perché questo gesto per noi è stato un gesto importante. Chi era Gino Bartali? Gino Bartali era un fiorentino, brontolone. Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Trovatemi un fiorentino che non dica gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. E però poi Gino Bartali saliva sulla bicicletta e salvava gli ebrei. Cioè diceva che era tutto sbagliato. Ma non è che si limitava a constatare dall'esterno. Si metteva in gioco, rischiava. Voi avete visto che il mondiale ha avuto nella discesa di via Bolognese, via Trieste, un passaggio delicato, sono cascati diversi, anche qualche italiano purtroppo, e non c'erano buche perché tra le cose che sono state fatte è state rimesse a posto le strade in modo perfetto. Però per chi di noi ama ricordare la storia di Firenze, beh, in quella via c'è qualcosa di più che non semplicemente la discesa di via Bolognese. C'è uno dei luoghi sacri, e quindi un sacrario della lotta di resistenza, uno dei luoghi nei quali più di ogni altro gli antifascisti hanno sofferto e subito. E allora mi piace pensare che Gino Bartali, interrogato e minacciato durante la guerra di liberazione dalla polizia nazifascista e poi lasciato libero, in realtà era consapevole di rischiare la vita, perché i fiorentini sono brontoloni ma hanno il cuore grande. Mi piace pensare che il riconoscimento sportivo, il mondiale qui, tra l'altro un mondiale impreziosito dal bisogno che lo sport diventi sempre di più uno sport in nome della pulizia, secondo il noto principio che c'era sulla salita del Salviatino, no al doping, sì all'Ampredotto, perché poi i fiorentini hanno fatto anche questo, hanno scritto anche questo, tra un rigore per il Milan e no al doping, sì all'Ampredotto, abbiamo in Mondovisione mostrato alcune delle nostre caratteristiche, non so come avranno potuto tradurre l'Ampredotto i commentatori delle altre lingue, però è interessante notare che c'è stato un passaggio valoriale. Come un passaggio valoriale è stato il riferimento costante in questo periodo a quel fiorentino sestese colonna dello sport che si chiama Alfredo Martini, a cui vorrei che andasse il nostro abbraccio in questo momento. Ricordo quello che Alfredo Martini ha detto ai giovani inaugurando l'anno dello sport, un'iniziativa che abbiamo fatto al Mandela Forum nel 2012, se non vado errato, in preparazione ai mondiali di ciclismo, parole straordinarie, andate a cercarvele su internet, parole di qualcuno dei consiglieri, c'era, sta annuendo, parole belle, di grande livello. Ecco, questa è Firenze. Firenze poi anche la parte delle bici, ringrazio il consigliere Gallo che su questo sta lavorando, insieme a tutti i nostri assessori. Diamo un po' di numeri, le rastrelliere da 11 a 16 mila, le piste ciclabili arrivano a 87 chilometri totali, le associazioni ciclistiche si lamentano sempre, in continuazione, hanno sempre da ridire, le piste ciclabili non vanno bene, è legittimo, però voglio anche dire che a forza di gridare al lupo, poi non siete più credibili, lo dico con grande sincerità, che si possa fare di più sulle bici non c'è dubbio, che mi si dica che le piste ciclabili fiorentine non vanno bene rispetto alla benchmark europea e mondiale, dico non siete mai stati in una città europea o mondiale, perché andate in una pista ciclabile a San Francisco, che è una delle città verdi per eccellenza, e vedete che avete molta minore sicurezza delle piste ciclabili di Firenze, che hanno avuto una ricucitura
importantissima a partire da Piazza Ferrucci, perché poi il provincialismo di dire andate a vedere all'estero, poi uno va a vedere all'estero e si rende conto che a Firenze non si sta poi così male come numero totale. Naturalmente si può fare di più, e me lo spiegava il ministro dello sport, che ringrazio, che è andato alla premiazione, Graziano Del Rio, che è sindaco di una città, è stato sindaco di una città in cui le piste ciclabili sono il doppio più o meno di noi, anche l'estensione è il doppio, ma questo era un tema che non affrontiamo. Però ci sono delle città dove, che sono più forti di noi su questo tema. Noi stiamo recuperando un gap che avevamo da recuperare. Non ho voluto inaugurare il parcheggio di Santa Maria Novella, l'ha fatto da solo Grandi Stazioni, perché non c'è ancora il parcheggio inaugurato, perché l'hanno inaugurato per richiuderlo dopo 15 giorni, per cui ho spiegato che queste cose io non le faccio e quindi non sono andato, ma a novembre si inaugura il parcheggio con 800 posti. Invece ho voluto partecipare all'evento di A Piede Libero della cooperativa Ulisse, che si occupa di biciclette per i detenuti, o meglio, che si occupa del fatto che i detenuti e gli ex detenuti, attraverso una cooperativa che è in vigore, se non vado errato, dal 2000 o 2001, lavora in questo settore, e io stesso per primo ho acquistato una bici da loro, mentre il Comune di Firenze ha ricevuto 20 biciclette per le lavoratrici e i lavoratori, per una parte di lavoratrici, una piccolissima parte, ma comunque un segno, bici elettriche dalla Ducati Energia. E mi ha fatto piacere che si sia riaperto il cinema Alfieri con un evento legato alla bicicletta e allo sport, il cinema Alfieri che era chiuso, se non vado errato, da 7 anni. Naturalmente ci sono stati anche degli elementi di difficoltà, li segnalo. Firenze Parcheggi ha avuto un calo del 40%, ma vengo al punto della mobilità. Le biciclette possono essere uno strumento di mobilità alternativa. Non sono l'unico. In una città piccola come Firenze, anche la scelta di dedicare del tempo per andare a piedi, che ha fatto qualche cittadino, non è così drammatica, permettetemelo. È stata 20-25 minuti a piedi da una parte all'altra della città, non è così drammatica come altrove. Siamo noi che siamo abituati a immaginare noi stessi sempre con l'accessorio della macchina a noi attaccata. Non è così. Noi abbiamo avuto un calo delle auto del 16%. Non è un calo così drammatico. Se noi riuscissimo a convincere un cittadino su 10 a non utilizzare la macchina, uno su 10 di quelli che lo utilizzano, la città svolterebbe in modo straordinario, come ha svoltato in questo periodo dove le cose e i commenti della mattina sconvolti, sembra essere a Ferragosto, meraviglioso, che poi alcuni non lo dicevano perché dicendolo ammettevano di essere andati in macchina, e quindi giustamente beccando il sindaco ed altri sulla bicicletta avevano paura a dire no, qui sono andato io in macchina, ma è così, siccome molti dei consiglieri erano in macchina, li ho sgamati, sapranno perfettamente che sulle strade si girava, che sembrava una meraviglia. Uno su dieci, questo è l'obiettivo. Non sono numeri drammatici, sono numeri possibili, attraverso la bicicletta, attraverso il treno, sì, vorrei dire sì in modo convinto, ma anche replicare a chi in queste ore continua a dire che è saltato il percorso, il progetto delle stazioni del binario metropolitano. Vorrei che riprendessimo un minimo di serenità e di lucidità. Il progetto del binario metropolitano non sta in piedi se si mettono dei soldi nell'organizzazione fisica delle stazioni, ma se si garantisce che ci siano dei treni che passano da quelle stazioni. Perché il progetto che la regione del passato aveva dell'investimento sul binario metropolitano attraverso una spesa infrastrutturale sulla stazione senza che vi fosse una capienza sufficiente dei binari per avere treni, peraltro materiale rotabile che dovrebbe essere profondamente diverso da quello di ora, è una scommessa sbagliata. Signori, i treni nell'ora di punta non sono aumentati per il semplice motivo che non possono essere aumentati. Se noi non abbiamo il coraggio di dirci questo, e lo dico alle donne e agli uomini della stampa, che dicono, ma sono aumentati i treni nell'ora di punta. No, non sono aumentati i treni nell'ora di punta. Sono aumentati i treni nell'orario non di punta e il sabato e la domenica. E non a caso, se ci sono stati dei problemi, sono stati sui treni in questa settimana. Per motivi comprensibili, in alcuni casi, in altri un po' meno, però non ci prendiamo in giro. Il binario metropolitano sta in piedi se ci passa il treno. Se no, non ha senso mettere dei soldi nel rifacimento della stazione e poi la stazione non ci va nessuno perché non c'è il treno. Questo è un passaggio che deve essere molto chiaro anche alla luce delle cose che ho letto questa mattina. Tra l'altro vorrei ringraziare per una volta la stampa e i giornali, perché in realtà
l'occasione è stata colta, quella di fare una discussione vera sulla città. Poi uno può essere d'accordo o meno su quello che uno scrive, però vorrei ringraziare i direttori dei giornali locali perché hanno comunque dato molto spazio all'evento come occasione di riflessione sulla città, che era esattamente l'obiettivo primo per il quale io mi sono mosso personalmente, la nostra struttura si è impegnata. Esiste un tema oggettivo. Noi abbiamo perso 3.800 posti auto durante i mondiali, ne abbiamo acquisiti 4.200. Dice, come? Con le sorprese. Stella è un esperto di sorprese, no? Diceva, vedrà il sindaco, le faremo una sorpresa il prossimo anno. Stella si riferiva alle sorprese elettorali, che non avrà neanche se compra l'ovino Kinder con la sorpresa, però diciamo il concetto. Perfetto, lei non si preoccupi, consigliere Stella, lei stia tranquillo che noi pur di dare l'ovino Kinder faremo di tutto. Via, consigliere Stella. Consigliere Stella, guardi, sarò qui con lei per, come dire, aiutarla a proseguire questo glorioso cammino di vittorie che il PDL a Firenze ha negli ultimi anni espletato in modo straordinario. Perché se ne cerca, consigliere Stella? Me era scappato, io ero tranquillo. Viene qui e si torna lì e mi tocca dirle che... Però già quest'anno è la prima volta che avete un candidato sindaco che è rimasto nel centrodestra. Via, almeno questo siamo contenti, è uscito da Forza Italia e non potrebbe essere altrimenti perché, come è evidente, Forza Italia, l'ho detto io, guardi, siamo tornati nel 94. Voi mi chiamate Forza Italia. Nella Lega Bossi si ricandida, ci manca Franco Baresi, capitano della nazionale, e poi le cose siamo lì. A 19, potrei andare anche a Roma per la fortuna, e lei è in discoteca la sera, ma quello ci va anche ora. Quello ci manca ora, Stella. Dicevo, che cosa abbiamo fatto? Qual è la sorpresa che abbiamo fatto in questi anni? Che noi ci siamo sempre detti che non ci sono parcheggi. E invece i parcheggi ci sono. Il problema è come sono. Facciamo degli esempi. Costa San Giorgio, ci stanno 200 macchine dentro. Al momento massimo sono stati 60. Anche perché non si sapevano, anche perché quella non è una zona particolarmente frequentata. Ho detto Costa San Giorgio, ma Costa San Giorgio è possibile immaginare, e qui lancio un appello, che quel parcheggio rimanga in carico al comune come parcheggio nelle forme che abbiamo utilizzato? È un modo per dare una mano a 60-70 famiglie della zona. Altre strutture sono andate nella stessa direzione. In via del Sarto noi abbiamo messo qualcosa come... Quante macchine ci stavano in via... Quante erano? 250-300. In via Andrea del Sarto 250-300 macchine per i residenti della zona. Capite che questi interventi, che sono stati interventi di natura eccezionale, possono diventare un'occasione di aiuto concreto alla cittadinanza. Ora, naturalmente rimane il problema della gestione strategica dei parcheggi che sono... anche legati agli investimenti che il Comune conferma di voler fare in una logica di condivisione la più ampia possibile, ma all'interno del centro, perché se noi non facciamo, cioè, poi discutiamo, noi in Piazza del Carmine vogliamo il parcheggio, una parte dei residenti non vogliono, sono disponibili quei residenti a accettare che non ci sia il parcheggio ma la piazza sia pedonalizzata e vuota senza macchine? Quello non è un incentivo alla residenza, perché se tu togli il posto auto senza offrire un'alternativa non vai da nessuna parte. Capite allora che la gestione quotidiana di questa partita è la madre di tutte le battaglie. Abbiamo fatto un lungo intervento sulle buche e sulle strade, consentendo di svincolarci dal patto di stabilità in modo molto serio, nel senso di svincolarci, di avere i denari sufficienti a intervenire nonostante i blocchi che avevamo sul patto di stabilità. È finita qui? No, però mi scappa da sorridere quando sento polemiche, avete asfaltato poche strade. Diciamo qual è la prossima, che è meglio, perché le cose, gli interventi fatti in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, sono interventi che non erano stati fatti negli ultimi 40 anni sulle strade, come numero e quantità. Bene, la prossima è Viale Pieraccini, perché la zona di Careggi va assolutamente rimessa in ordine, poi vanno sistemate alcune realtà sia del centro che della periferia, dallo Biol alla caserma dei Carabinieri nella parte del Lungarno Colombo, essenzialmente, in direzione nord, mettiamola così, e dall'altro lato, tema abbastanza significativo e importante per me, la prosecuzione di questo lavoro sul centro, che sta diventando un centro a misura di tacco. Un centro a misura di tacco significa che via Fernabuoni oggi è bella
anche per chi, anche per le signore col tacco. Dice, ma te vuoi portare... No, è un fatto etico di dire che le strade in centro devono essere trattate come il salotto di casa. E chi di voi aveva dei dubbi su via Tornabuoni ci passi oggi se può. Mi ha detto una persona, un importante imprenditore, dice, sono tornato e non mi è più venuta voglia di buttare la cicca in terra. Io gli ho detto, guardi, se lei la cicca evitasse di buttarla anche nelle strade dove ci sono le buche, io le sarei grato, perché mi sembra... noto che noi le cicche non le buttiamo in terra, però il concetto deve essere esattamente questo qui. Prossimo passaggio, Panzani, la stazione è stata rimessa a posto, Panzani, l'intervento su Por Santa Maria, che appena sarà pronto vedremo, chiesto ai nostri tecnici di arrivare a rimettere a posto Por Santa Maria, se ce la facciamo il 27 maggio, perché voi sapete che è un giorno in cui all'1.04 da Por Santa Maria passa il movimento più importante di Firenze. In quella strada passano migliaia, centinaia, decine di migliaia di turisti e di cittadini, però forse il momento più importante è quando passano quelle 70-80 persone, 100 massimo, che la notte dei Giorgofili ricordano il terribile agguato della mafia con la cerimonia che, partendo da Palazzo Vecchio, arriva fino a Via Lambertesca e passa proprio da Por Santa Maria. Vediamo se riusciamo entro il 27 maggio a rimettere a posto anche Por Santa Maria, e io da qui lancio di nuovo un appello alle sovrintendenze: si consenta di intervenire su tutte le zone del centro con la massima rapidità. La discussione sui marciapiedi di via Tornabuoni è stata francamente inconcepibile, e io continuo a dire oggi che senza marciapiedi Tornabuoni sarebbe stata meglio, anche perché è vero che c'è una storicizzazione ottocentesca, ma è anche vero che alcuni di quei palazzi sono ben precedenti, quella via Tornaquinci più che Tornabuoni, e quindi è un tema che si presterebbe a una riflessione molto interessante. Ma contemporaneamente diciamo anche alla sovrintendenza che si faccia chiarezza e si dica da subito che via Venezia può essere rifatta in asfalto, perché continuare a attaccarci alla pietra in via Venezia è illogico, incomprensibile, assurdo. 1.100.000 euro contro 100.000 euro, e spero che su questo vi sia la condivisione totale del Consiglio Comunale. Che senso ha avere in via Venezia la pietra quando è slegata dal resto della città, mentre invece ha senso prendere Tornabuoni e rimetterla in pietra, ha senso Por Santa Maria rimetterla meglio, ha senso il Lungano Acciaioli rimesso in pietra, anche se di lì ci passano macchine. Ah, a proposito, volevo darvi le date che vi avevo promesso. Il 25 ottobre, anniversario della pedonalizzazione di Piazza del Duomo, da cui è partito tutto il percorso, noi inauguriamo la centrale del traffico nuova, il modello nuovo. Già la centrale del traffico ha avuto un significato importante, ma non è bastato. Adesso la centrale che prende il nome del progetto Simone, mentre il 10 novembre i Lungarni cambieranno il senso di marcia e... Torselli, sta attento perché poi ti si interroga, il 10 novembre Ponte Santa Trinita diventa pedonale anche con il sostegno del partito di Torselli. Sono sicuro che su questo, anche che partito tu sei ora, Forza Italia, anche te, che tu sei? Fratelli d'Italia, anche Fratelli d'Italia, e quindi Forza Italia, Fratelli sono tutti d'accordo con noi sulla pedonalizzazione del Ponte Santa Trinita. Bene. Proseguo e vado rapidamente a chiudere, quindi 10 novembre, segnatevelo, la pedonalizzazione del Ponte Santa Trinita e il cambio dei Lungarni, mentre il 25 ottobre il progetto Simone. Spero, mi spiace che non ci sia la consigliera De Zordo e il consigliere Grassi, so che sono intervenuti su questo tema, è veramente per me un dispiacere non vederli qua. Dove sono? Consigliere Grassi in mezzo al popolo, lui non sta con noi, sta con il popolo. E rispetto alla vicenda di Piazza del Duomo, penso, come? Fai per bene. Ho difeso il consigliere Grassi dalle polemiche dell'assessore Bonaccorsi, incomprensibili e pretestose. Dicevo, rispetto alla vicenda Piazza del Duomo, io spero che sia finalmente noto a tutti che la pedonalizzazione di Piazza del Duomo è, ora penso si possa dire e che tutti siano d'accordo, era l'inizio di un percorso di visione della città che prosegue e proseguirà con piano strutturale mattoni zero,
Quindi pedonalizzi, però fai il piano strutturale a mattoni zero. Verde pubblico, e il bilancio del 2014 avrà un incremento di iniziative in particolar modo sui giardini, che andranno sempre di più, come è accaduto nei 10, come ogni 10, a seconda di ogni 10, comunque so che qualcuno dice nei 10, che aveva il Lungarno Santa Rosa, che ha avuto anche nel giardino di via Maragliano, e che continua a andare nella logica del coinvolgimento delle associazioni del luogo, delle mamme del posto. Accanto a questo è importante il tema delle cascine rimesse a posto, e chi ha visto le cascine si è reso conto che non c'è soltanto l'asfalto nuovo, ma c'è un intervento, un investimento importante dal centro visite alle strutture che stanno nascendo intorno al teatro, all'onda verde semaforica, e quindi Piazza del Duomo è un simbolo. Farci passare i ciclisti da Piazza del Duomo è stata una scelta. Dice, ma di immagine nazionale? Sì, ma anche di valorizzazione di un evento, che è quello per il quale la pedonalizzazione non è più semplicemente un fatto viabilistico, è un fatto di scommessa culturale. Poi si può essere d'accordo o no, poi si può dire Renzi l'ha fatta per bene o Renzi l'ha sbagliata, ma finalmente potrete riconoscerci, anche coloro i quali non sono d'accordo con noi, che c'è un disegno unitario che tiene insieme il piano strutturale zero mattoni, i giardini, le rastrelliere, le ricuciture delle piste ciclabili, gli interventi sulla viabilità e gli interventi sulla mobilità. Questo è il punto, secondo me, fondamentale. E allora, e chiudo, ci sono stati dei punti di debolezza? Sì, tanti. Fatemi dire che mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Camera di Commercio. Si fa un evento di questo genere, noi presenteremo un protocollo, la Camera di Commercio si è detta disponibile a darci una mano, presenteremo entro una settimana il protocollo alla Camera di Commercio, vediamo se lo firmano o ci tengono a candire come è accaduto in passato, però insomma che questi eventi stiano tutti sul groppone del Comune mi sembra che sia un errore per innanzitutto i rappresentanti delle associazioni di categoria, che dovrebbero essere felici di dare una mano a un'operazione di questo genere. Ma vorrei che, e su questo chiudessimo, potessimo immaginare non soltanto le prossime iniziative, ma anche immaginare una città da qui a 10 anni. Oggi il direttore del Corriere Fiorentino, Ermini, scrive: bisognerebbe avere il coraggio di pedonalizzare tutto il centro. È un'operazione che si potrà fare solo, a mio giudizio, e soltanto dopo aver completato il progetto tranviario, non per come è stato immaginato nella prima parte da stazione a aeroporto, ma da Sesto a Bagnarivoli. Vediamo che cosa accadrà naturalmente nella discussione in corso nel governo, ma vi confermo che ho parlato a lungo con il ministro Lupi su questo tema, trovando in lui una sponda, ne avevo parlato anche con il Presidente Letta, di grande disponibilità. Cioè noi abbiamo bisogno di chiudere la vicenda del tram linea 2 per come è immaginata dall'aeroporto alla stazione, intanto iniziamo a fare finalmente partire le aziende su questo passaggio. Quando partiranno però la linea 2 della tramvia ha un senso soltanto se c'è l'attraversamento sotterraneo e se arriva al Volta Gobetti. A quel punto tu hai naturalmente un centro che è attraversato. E allora a quel punto tu puoi dire che ha un senso una pedonalizzazione. Senza questo non possiamo che andare avanti a piccoli pezzettini di pedonalizzazioni, sapendo che per esempio la pedonalizzazione di San Firenze troverà, che per esempio ha visto una mostra interessante, visitata da 5.000 persone, tre quarti delle quali straniere. Cioè la mostra sulla bici che c'è in San Firenze, probabilmente neanche i consiglieri hanno avuto il tempo di vederla, è stata visitata da 5.000 persone nel giro di qualche giorno. A parte il consigliere Gallo, lei è un consigliere delle biciclette, ha visto anche i telai, i carter e cambi automatici, quindi lei non fa testo. Ecco. Il punto è che, per esempio, San Firenze avrà un senso soltanto quando leveremo finalmente tutto ciò che è bancarella di lì. Perché fin tanto che ci sono le bancarelle, la pedonalizzazione di San Firenze è soltanto un'operazione viabilistica. Quando leveremo le bancarelle sarà quello che deve essere, una gigantesca operazione culturale. E allora, cosa vi propongo chiudendo?
Il mio grazie l'ho detto e lo ribadisco. La scommessa del Comune era la visibilità internazionale, ma soprattutto la vivibilità dei fiorentini. È una scommessa che, grazie anche al sacrificio di una parte dei fiorentini, è stata vinta. Oggi noi ci attrezziamo alla discussione del dopo mondiali non con l'orgoglio di chi ce l'ha fatta, ma con l'entusiasmo di chi c'ha ancora molto da fare. E vi prego non soltanto di proseguire sull'operazione che l'assessore Bonaccorsi sicuramente avrà voglia di portarvi in discussione, del piano della mobilità di cui tante volte si è parlato, di avere la voglia di invertire i lungarni, cosa che faremo il 10 novembre, di aprire il parcheggio per i motorini in via del Parione nel mese di ottobre, di avere la nuova centrale semaforica nel mese di ottobre, di investire su tutto ciò che è mobilità alternativa con i nuovi interventi anche di rastrelliere nelle zone meno coperte e nelle zone più collegate alle piste ciclabili attualmente in essere, ma anche al cambio di mentalità. Se ci pensate è accaduto questo. Questo mondiale, peccato che non l'ha vinto Nibali, peccato perché è stato autore di una straordinaria operazione, quel recupero quando è caduto e nel giro di un giro di circuito di 16 km e mezzo è riuscito a recuperare a colmare uno svantaggio che però purtroppo poi si è sentito nelle gambe in via Dominzoni, quando nell'ultima salitina, che poi è una salitina per noi, facciamola dopo 7 ore e mezzo per capire quanto è salitina, nell'ultima salita del cavalcavia e poi l'ingresso sul Viale dei Mille, le gambe giustamente gli hanno impedito di reggere il ritmo del portoghese. Tra l'altro far vincere a Firenze Rui Costa è una roba nemmeno studiabile con largo anticipo. Però il mondiale l'hanno vinto comunque gli italiani, hanno vinto i fiorentini, perché io ho trovato in quella settimana un sacco di gente che anziché brontolare sorrideva e che mi diceva: sindaco, se vogliamo la città la viviamo meglio. Ecco, se questo obiettivo è stato raggiunto lo dobbiamo sicuramente al lavoro, alle donne e agli uomini del comune, a chi ci ha creduto, a chi ci ha speso del tempo, ma anche e soprattutto a chi ha accettato questa scommessa. Allora permettetemi di dire che dopo questo mondiale sono particolarmente orgoglioso di essere il sindaco di una città che non ha paura del futuro. Non me l'hanno detto prima, ma giustamente concludo i ringraziamenti che la Saccardi mi ha passato soltanto adesso. L'ufficio scuola non l'avevo ringraziato, ma è stato fondamentale, anche perché tutti gli incontri con i presidi per decidere come gestire gli orari, e il Comune ha offerto un orario maggiore rispetto anche alle scuole statali. Quindi in particolare le scuole comunali con il prolungamento, il prefetto che poi ha disposto con ordinanza la chiusura degli istituti il giorno di venerdì e il giorno di sabato. I servizi sociali, l'ufficio del sociale, l'ufficio dell'ambiente. Mi sono dimenticato qualcuno? I russi, ragazzi, io una parola d'attenzione e solidarietà alla nazionale russa, gli hanno rubato le biciclette. Ho capito, però, con tutto il rispetto, io non sono stato ed era a Prato. Comunque, solidarietà anche alla nazionale russa.